tutti, il nome è Fabio, sono di Catania e frequento il Dipartimento di Geologia di Catania. Oggi faccio questo video perché mi è stato chiesto dal proprietario del canale di McFossil di trattare il tema delle ammoniti. Allora, innanzitutto, cosa sono le ammoniti? Le ammoniti sono innanzitutto animali che appartengono al filum dei molluschi e in particolare la classe dei cefalopodi. Che si divide, i cefalopodi si dividono in base alla conchiglia, che può essere o esterna o interna, in ectococleati, che quindi è una conchiglia esterna, o endococleati, a cui fanno parte polpi, calamari, serpi e così via. Ovviamente le ammoniti e anche in realtà i nautiloidi appartengono agli ectococleati, e in particolare le ammoniti, tutte le ammoniti appartengono all'ordine degli ammonoidi. Le loro origini si risalgono addirittura al paleozoico, al devoniano superiore, ma la loro massima espansione si deve ovviamente nel mesozoico, dove appunto hanno popolato i mari di tutto il mondo, diventando animali estremamente comuni in tutti i mari, in tutti gli oceani, diventando così anche ottimi fossili guida per le successioni stratigrafiche che si possono far rinvenire al mesozoico, far risalire al mesozoico. Le ammoniti avevano un guscio a spirale piana, che dalla caratteristica forma a spirale piana, almeno nei primi anni, fino al mesozoico, fino al cretaceo medio, diciamo, cretaceo inferiore, che praticamente consisteva, era un guscio concamerato, quindi diviso in camere, e in cui si poteva riconoscere una camera d'abitazione dove l'animale risiedeva, una protoconca, dove praticamente, che consisteva nel primo guscio dell'animale quando era uno stadio larvale e che oggi costituisce il centro della spirale da cui poi si parte la spirale, e poi il fragmocono, che consiste in tutto il pezzo, in tutta la parte del guscio comprese tra la protoconca e la camera d'abitazione. Questo fragmocono è concamerato, quindi diviso in camere da dei setti, che sono le pareti di ogni camera. Queste camere erano importanti perché contenevano ognuno dei particolari elementi, come per esempio acqua, grassi o altre sostanze, che praticamente venivano utilizzate dall'animale per potersi, come una sorta di vescica natatoria, per potersi muovere in verticale nella. Inoltre, il guscio di questi animali era composto di un minerale chiamato aragonite, che consiste in un minerale fondamentalmente da carbonato di calcio, ma che è stabile soltanto ad alte pressioni e alte temperature, e nel caso degli animali si trova molto spesso come guscio di animali mobili, proprio perché con il lavoro che compiono muovendosi riescono a stabilizzare i minerali e quindi farli mantenere la forma aragonitica. E infatti il guscio delle ammonite in realtà si preserva molto difficilmente, in quanto l'aragonite può essere o trasformata in calcite oppure ricristallizzata e diventare per esempio pirite o addirittura opale, che non è nemmeno un minerale, oppure direttamente perdersi. E in questo caso cosa possiamo ritrovare? Siccome la fossilizzazione in cosa consiste? In un organismo che perde, che muore, si deposita su un bacino. E poi, questo poi naturalmente la parte organica solitamente si decompone, e man mano questo viene sepolto. Se più la sepoltura è veloce, più noi poi possiamo rinvenire l'animale o dell'organismo in generale. Ora, cosa può succedere? Che se il guscio poi viene consumato, viene sciolto dall'acqua, noi possiamo trovare o la forma di questo nel strato che lo sovrastava, quindi l'impronta, letteralmente, oppure può capitare che il sedimento si infiltri dentro la camera d'abitazione e attraverso il foro sifonale, cioè un buco che si trova in ogni setto del fragmocono, che in vita permetteva il passaggio del canale sifonale, cioè del sifone, che serviva per la respirazione dell'animale, il sedimento può entrare in questi
attraverso nelle camere, attraverso appunto questo foro, e lì praticamente costruire il modello interno dell'animale che, una volta che il sedimento solidifica, può assumere, si può avere praticamente il calco di questo. Ma in realtà, per il riconoscimento degli ammoniti, il modello è di estrema importanza. Può permettere di conoscere i setti, che sono fondamentali per il riconoscimento degli ammoniti. Infatti, gli ammoniti hanno i setti, quindi le pareti delle camere, rivolte con la convessità verso la camera d'abitazione e la concavità verso il fragmocono. Se invece fosse al contrario, saremmo davanti a un nautiloide, il cui un esemplare tipico è il Nautilus, che è tutt'oggi esistente, anche se comunque è l'ultimo esemplare, è letteralmente un fossile vivente, come lo sono per esempio anche il Limulus e il Tuatara. Il guscio degli ammoniti era un guscio estremamente resistente e infatti difficilmente poteva essere rotto mentre l'animale era in vita. Anche se c'è da dire che gli ammoniti costituivano un po' la base della catena alimentare nel Mesozoico. Esse infatti si nutrivano di particelle o comunque di organismi planctonici, quindi piccoli organismi che poi raccoglievano con i loro tentacoli, che comunque la loro testa costituiva il piede dell'animale ed era dotato di uno di questi tentacoli che potevano raccogliere il cibo e portarlo alle fauci. Oppure alcuni casi addirittura potevano anche essere animali sacrofagi, che quindi si nutrivano di altri organismi morti. Però ovviamente loro erano anche la base alimentare perché costituivano il pasto di altri animali, come per esempio gli ittiosauri, i plesiosauri o i mosasauri, o anche i talattosuchi, cioè i coccodrilli marini molto particolari che abitavano il mare nel Mesozoico. Un caso particolare, comunque testimonia di come questi animali venissero predati, può essere un ammonite che è stata ritrovata in Inghilterra, che è stata ritrovata con ben 14. Era un ammonite che aveva un diametro di 50 centimetri, quindi un ammonite molto grande, anche se in realtà esistono ammoniti anche più grandi con diametri di 2 metri, che praticamente presentava sulla sua superficie segni di morsi, esattamente 14 morsi che sono stati fatti ricondurre a un mosasauro, che secondo le ipotesi fatte dai paleontologi avrebbe attaccato questa ammonite cercando di romperne il guscio per ben 14 volte senza però riuscirci, causando però la morte dell'animale, che non è stato predato, ma che è stato solamente mo che ma che è morto per via dello stress a cui è stato sottoposto. Insomma, 14 morsi sono 14 morsi. Anche se infatti la cosa straordinaria è proprio questa, che nonostante i 14 morsi di un animale, tra gli animali più animali carnivori, che era all'apice della catena alimentare, che era praticamente all'apice della catena alimentare dei mari mesozoici, non è riuscita a rompere il guscio della moneta quanto era resistente in vita, mentre l'animale era in vita. Un'altra caratteristica fondamentale degli ammoniti può essere anche il dimorfismo sessuale. Esse infatti presentavano sulla camera d'abitazione un rostro che poteva essere più o meno sviluppato in base al sesso. Infatti i maschi ce l'avevano molto più sviluppato e quindi era molto più marcato, che appariva praticamente come una sorta di corno sotto la camera d'abitazione. Bene, credo di aver detto tutto, quindi vi saluto. Può essere che ci rivedremo ancora, vedremo.